Dunque, oggi mi è stato chiesto di provare a ragionare un momento sul mercato del lavoro, sulle questioni di occupazione, disoccupazione, contratti, protezione del lavoro, dal punto di vista della teoria economica. Quindi quello che farò è cercare di raccontarvi in parole semplici, senza citazioni, senza riferimenti espliciti alla letteratura, anche se i riferimenti sono impliciti, quello che gli economisti, diciamo così, accademici sanno sul funzionamento del mercato del lavoro. Partiamo da una cosa elementare. Molti tendono, come punto di partenza, si tende a utilizzare come maniera appropriata per descrivere il mercato del lavoro le famose curve di domanda e offerta. L'idea che il lavoro, le ore lavorate, eccetera, sono un po' come le mele, le pere, i pantaloni, le scarpe o anche i viaggi in aereo. Il viaggio in aereo già comincia a essere una cosa più sofisticata, ma i beni alimentari, le televisioni, eccetera, eccetera. C'è una domanda di lavoro che viene dalle imprese. Tendono a assumere lavoratori in funzione inversa al loro costo e in funzione diretta alla loro produttività. Quindi lì, teoria economica, diciamo banalissima, dice che un'impresa che tende a massimizzare il profitto assumerà lavoratori quanto più produttivi sono e quanto meno sono disposti a farsi pagare o a costare in generale, perché poi è il costo totale che conta. Quindi la famosa curva di domanda al lavoro è una curva decrescente, in cui più alto è il salario, il costo reale rispetto alla produttività, minore è la domanda e quindi viceversa, più basso è il salario rispetto alla produttività del lavoro, più alta è la domanda. D'altro lato c'è un'offerta di lavoro, questa invece è crescente, che fa esattamente l'opposto. Qui l'idea di nuovo è che le persone disposte a lavorare, le persone che vogliono essere lavoratori, beh, saranno disposte a lavorare di più, quanto più li si paga, e che quindi l'offerta di lavoro è crescente nel saggio di salario. Salario reale, sempre l'idea è di guardare i valori reali e quindi dividere il salario nominale che si porta a casa per il prezzo corrente dei beni di consumo, insomma il costo della vita. Quindi i lavoratori guardano il salario reale e più alto è, più sono disposti a lavorare. Qui subito, se uno comincia a riflettersi, si rende conto, e la ricerca economica se ne è resa conto da tempo, da mezzo secolo, un secolo, che le cose non sono poi così semplici in questo caso come nel mercato, che so, delle pere o delle mele. Nel caso del mercato delle pere o delle scarpe, le due parti, quello che domanda le scarpe e quello che le vende, più o meno guardano lo stesso prezzo. Pensate alla situazione che vi trovate quando andate al supermercato o quando andate a comprare una maglietta. Alla fine il prezzo reale della maglietta che voi pagate è più o meno quello che il venditore della maglietta ricava. Certo, tra il produttore e il signore del negozio che vi porge la maglietta, la impacchetta, ci sono vari stadi, però quel prezzo finale che voi state pagando al negoziante che vi dà la maglietta è composto di quello che riceve lui, quello che riceve il distributore, quello che riceve il produttore. C'è una componente di imposte, IVA in questo caso, che distorce, nel senso che non va a nessuno dei due, cioè non va a nessuno di quelli che hanno lavorato per portarvi la maglietta al bancone del negozio, voi la dovete pagare lo stesso, costui se non ne vada, ma quello è un altro tema. Dovrà pagare questa IVA allo Stato. La differenza fra i due è quello che gli economisti vedono come una distorsione, perché separa il prezzo di offerta dal prezzo di domanda, o meglio, separa, crea una differenza fra ciò che l'acquirente paga e ciò che il venditore percepisce. Bene, questo fenomeno, se ci pensate, nel caso della merce chiamata lavoro, è molto più serio e molto più complicato. È già un fenomeno che fa degli effetti, però facilmente controllabile nel caso dei beni comuni, perché la tassa indiretta è abbastanza fissa, quindi è facile tenere controllo. Nel caso del lavoro, voi vedete che è tutto molto più complicato. Perché? Beh, da un lato perché il lavoratore alla fine percepisce il salario netto, quindi per cominciare dal suo punto di vista, neanche il salario lordo che l'impresa paga è il vero incentivo. Quello che è l'incentivo per lui è il salario netto, il quale corrisponde al salario lordo meno tutte le imposte, meno i contributi sociali, eccetera. Poi i contributi sociali lì il lavoratore in parte li percepisce come reddito. Perché? Perché a seconda delle regole con cui funziona il sistema pensionistico, ai tuoi contributi pensionistici corrisponde una pensione futura, quindi questa pensione futura crescerà o diminuirà a seconda dei contributi che vengono fatti.
Bene, ma non basta questo. Proviamo ora a pensare attentamente a quali sono i costi invece dal punto di vista dell'impresa, di chi domanda la forza lavoro. Quindi dal lato di chi la offre il lavoro c'è una differenza sostanziale fra il salario lordo e quello che questa persona percepisce come proprio reddito. Quindi ovviamente io lavoro di più se il reddito che viene in tasca a me aumenta, sono disposto a lavorare di più se il reddito che viene in tasca a me aumenta. Molto bene, allora dicevamo le imprese. C'è un secondo aspetto, quello più importante, di cui ci siamo resi conto appunto negli ultimi 40-45 anni di ricerca, quello che noi gli economisti accademici chiamano l'aspetto di search, di ricerca che caratterizza il mercato del lavoro. Come stavo dicendo, i contratti fra lavoratori e imprese sono una cosa un po' diversa dall'acquisto di mele, pere e maglioni che uno fa al supermercato o al negozio. O, stavo facendo prima dell'interruzione, l'esempio del grano. Nel caso della compravendita del grano, fra chi offre il grano e chi acquista il grano, stanno trattando una merce molto omogenea, con caratteristiche ben controllabili, ben definite, che si può misurare tranquillamente in forma di quantità. Da un quintale alla tonnellata, quante ne vuoi, e che è anche molto facile capire dove venga venduta, dove venga acquistata, cosa serva, cosa non serva. Quindi la rappresentazione del mercato del grano con curve di domanda e offerta è abbastanza legittima e piuttosto semplice. Non solo, vi sono tanti produttori indipendenti di grano e producono quasi tutti lo stesso tipo di grano, anzi. Oramai ai giorni nostri i vari sementi, i vari prodotti di questo tipo sono assolutamente standardizzati e classificati a seconda della loro qualità, eccetera. Quindi c'è totale omogeneità del prodotto e dall'altro lato chi li acquista pure tende a acquistare prodotto omogeneo, ha bisogno di un prodotto sempre dello stesso tipo, sa cosa farne, eccetera, eccetera. Se pensate al lavoro non è così. Quindi dal lato del lavoro c'è un'enorme varietà di tipi, ci sono gli ingegneri bravi, buoni, ci sono gli ingegneri chimici e quelli elettronici, ci sono quelli civili e quelli navali, c'è il chimico, c'è il fisico, c'è l'addetto al computer, c'è l'elettricista, c'è il professore di inglese, quello di matematica, c'è un'enorme varietà di tipi. Ma non solo c'è una enorme varietà di tipi in termini di specializzazione e conoscenze professionali, c'è un'enorme varietà di tipi a seconda proprio del tipo umano che c'è dietro. Sono persone molto capaci e meno capaci, volenterose o meno, antipatiche come me, simpatiche come altri, persone flessibili e non flessibili, persone con un certo comportamento sul luogo del lavoro, una certa attitudine e altre con attitudini diverse. E dall'altro lato anche le imprese sono estremamente eterogenee. Non è che ogni volta che un'impresa, tutte le imprese che cercano gli elettricisti sono tutte uguali. Alcune hanno bisogno di elettricisti per un tipo di lavoro, altre bisogno di elettricisti per un altro tipo di lavoro. Alcune offrono condizioni di lavoro molto buone, molto salutari, tranquille, allegre, altre richiedono ritmi ben diversi, forse chiedono trasferimenti, forse offrono anche condizioni di lavoro meno gradevoli, eccetera, eccetera. Quindi guardare al puro prezzo, nel senso del salario netto che riceve il lavoratore, o i costi, come li abbiamo descritti prima, dell'impresa, non è sufficiente. In altre parole, una maniera di pensare al contratto di lavoro, alla decisione da parte di un'impresa di assumere un lavoratore e la decisione di un lavoratore di accettare l'offerta di quell'impresa è sempre di più assimilabile a, se mi permettete il paragone, alla decisione di una coppia o almeno di due persone di unirsi e creare meccanismi di coppia simili a quelli del matrimonio. Certo, c'è un mercato, ovviamente, è possibile pensare a un mercato della coppia. Infatti, c'è tutta un'ampia letteratura proprio sull'argomento, è sempre possibile pensare a mercato in cui la gente si incontra, si cerca, si annusa, cerca di capire che tipo è e cerca di vedere se è o meno compatibile. Ecco, il mercato del lavoro in cui le imprese e i lavoratori si incontrano e si mischiano, diciamo, e si uniscono, è più simile a quel tipo di mercato, al mercato in cui si incontrano le coppie, un uomo e una donna o due uomini, quello che volete voi, che non al mercato un po' anonimo in cui veniamo e compriamo
sacchi di grano, sacchi di farina o scatole di scarpe. Quindi c'è tutta una letteratura che è iniziata più di 40 anni fa. L'iniziatore, l'uomo che l'ha introdotta in letteratura in maniera chiara, e in realtà non aveva in mente solo il mercato del lavoro, in mente anche altri mercati, si chiama George Stigler. Oggi è morto, ha preso il premio Nobel, era un professore a Chicago, un signore molto alto, molto brillante, si occupava di organizzazione industriale ed è stato il primo a cominciare a ragionare su questi modelli di search, come vengono chiamati in inglese, per modellare il funzionamento del mercato del lavoro. Da lì poi Dale Mortensen è stato forse il primo che ha sviluppato i modelli analitici per fare questo, alla fine degli anni 60, seconda metà degli anni 60, inizio anni 70. Dale lavorava a Northwestern University, dove è ancora. E poi dopo Dale, pochi anni dopo, Peter Diamond all'MIT pure ha cominciato a dare i primi contributi. La cosa poi è esplosa, molti hanno usato modelli di search, si usano adesso per studiare tantissimi mercati, non solo il mercato del lavoro, ma il mercato del lavoro è ovviamente il mercato principale che meglio si caratterizza con modelli di questo tipo. E poi negli anni 90 Dale Mortensen, in collaborazione con Chris Pissarides, che sta alla London School of Economics, ha elaborato un modellino, diciamo, semplice, analitico, che molti hanno usato perché è facile, permette di essere manipolato matematicamente in modo facile, permette simulazioni, permette calcoli e applicazioni empiriche. Questo modello è stato molto molto usato, è diventato molto celebre, molto famoso. Insomma, i tre in questione alla fine hanno preso il premio Nobel, come sapete, un paio d'anni fa, proprio per queste ricerche. George Stigler il premio Nobel l'aveva già preso per i suoi lavori in organizzazione industriale e anche per essere stato appunto l'uomo che più di tutti e prima di tutti aveva pensato di utilizzare modelli di search per cercare di capire alcuni mercati economici che mal si adattano alla semplice descrizione di domanda e offerta. Dovrei citare altri nomi se volessi essere completo, in particolare John McCall, dovrei citarlo a UCLA, che ha contribuito molto all'aspetto teorico e all'elaborazione matematica di questi modelli, e anche altri, ma mi scuseranno gli altri se non li nomino tutti, non c'è molto tempo e poi forse sarebbe anche un po' tedioso. Comunque questo spiega, dovrebbe permettere di capire perché questi tre soggetti hanno preso il premio Nobel alcuni anni fa. È stato un lavoro molto importante, direi che quello di Dale e Diamond, a mio avviso, più fondazionale. Chris ha contribuito sostanzialmente all'applicazione, comunque anche il lavoro suo è stato molto utile e quindi mi sembra tutto perfettamente meritato. Allora, cosa caratterizza un modello di search e che cosa ci insegna rispetto al funzionamento del mercato del lavoro? Beh, ci insegna che appunto il contratto fra impresa e lavoratore è da un lato una cosa non ovvia, non è semplicemente un meccanismo di domanda e offerta o di acquisto spot nella stessa maniera in cui compriamo le mele. Oggi compro una mela perché mi va bene, domani se non la voglio comprare non la compro perché magari il prezzo è cambiato, dopodomani la compro di nuovo, il terzo giorno, il quarto giorno pure, il quinto lo salto, poi passo alle banane. Non c'è, questo è perfettamente ragionevole, si può fare, è ragionevole descrivere le oscillazioni di domanda e offerta sul mercato delle mele in quella maniera. È molto ragionevole, molto meno, scusate, ragionevole descrivere le oscillazioni di domanda e offerta sul mercato del lavoro in quella maniera. Anzitutto, perché un'impresa, un lavoratore si caratteristi, si incontrino, bisogna da un lato che ognuno dei due si cerchi, da qui la parola search, e dall'altro che ci sia un match. Ora, il searching non è un'attività automatica, proprio per la ragione che ho detto prima, non esiste un mercato organizzato del lavoro in cui vendiamo e compriamo ore di lavoro, in questa maniera che vendiamo e compriamo l'energia elettrica, per esempio, sul mercato dell'energia elettrica in maniera quasi continua. Giusto? Questa non è una cosa che l'impresa può fare. Quindi i contratti di lavoro hanno per forza la natura di contratti intertemporali. È molto difficile assumere lavoratori a giornata o a ora o a settimana. In certi settori si fa, ma infatti se ci pensate dove si fa nelle industrie, nei settori dove c'è uso di lavoro standardizzato, molto meccanizzato, molto semplice, molto poco particolare, in cui vabbè, alla fine, se bisogna coltivare il campo e stare con la schiena chinata a raccogliere meloni o fragole o pomodori, non fa molta differenza che tipo di lavoratore sia, basta che abbia minime caratteristiche fisiche, quindi un'ora di lavoro vale. Ma questo tipo di lavoro dipendente è sempre meno comune
è sempre meno frequente e caratterizza una percentuale sempre più piccola del mercato del lavoro vero. Quindi, nella misura in cui forse quei modelli di domanda e offerta di lavoro omogeneo potevano andare bene per studiare il mercato del lavoro industriale o agricolo 50 anni fa o 70 anni fa, essi sono sempre meno adatti per capire il mercato del lavoro nel quale operiamo oggi come oggi. Quindi, prima di tutto, c'è un problema di search. Le imprese devono fare uno sforzo. Devono cercare attivamente lavoratori e cercarli là dove ci sono, cioè mandando messaggi, segnali che sono disposti a assumere certe persone attraverso quegli strumenti che raggiungono le persone appropriate. Per questo ci sono le fiere del lavoro, per questo ci sono i mercati del lavoro secondo le professioni, eccetera, eccetera. Per questo ci sono le agenzie di collocamento e così andando. Dall'altro lato il lavoratore deve fare lo sforzo, cioè deve andare in agenzia, cercare nei posti laddove il lavoro viene offerto, rendersi disponibile, essere disposto magari a cambiare di città o di luogo di residenza perché il lavoro è giusto in un altro posto, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi c'è tutta un'attività di search che va capita e bisogna rendersi conto che questa attività di search è fondamentale perché quanto le due parti si cercano l'un con l'altra, poi determina di quanto si trovano. Per ritornare all'analogia delle coppie, è molto difficile, io credo, per ognuno di noi riuscire a trovare un partner di qualsiasi tipo se stiamo continuamente a casa e non frequentiamo nessuno. O se andiamo in posti frequentati, per esempio, da persone dello stesso sesso e noi siamo eterosessuali. Se passi il tuo tempo con gli amici a giocare al pallone e al bar a bere birre, è molto improbabile che tu trovi una donna se sei un maschio eterosessuale e viceversa. Quindi, i meccanismi che facilitano la ricerca sono meccanismi e gli incentivi alla ricerca sono entrambi due aspetti fondamentali per capire come funziona il mercato del lavoro. Non solo. Una volta che il match avvenga, cioè che le due parti decidano che ok, vale la pena stabilire un contratto e provare a collaborare assieme, anche qui ci sono dei meccanismi analoghi, se volete, a quelli della coppia. In generale, o del piccolo gruppo di persone che devono collaborare fra di loro, perché bene o male l'impresa e il lavoratore, a meno che appunto, la funzione del lavoratore non sia quasi brutalmente quella di sostituire la macchina, che ormai al di là della retorica succede veramente con pochissima frequenza, anche come abbiamo visto in impianti di produzione standardizzata come quello delle automobili. Quindi il lavoratore e l'impresa devono collaborare sul posto di lavoro. Questo vuol dire che il lavoratore deve assumere delle responsabilità e deve acquisire del capitale umano, degli skill che sono specifici all'azienda. E l'azienda deve quindi fare un investimento sul lavoratore, deve anche da parte sua adattare, a seconda del livello a cui il lavoratore viene inserito, alcune delle sue proprie procedure alle caratteristiche di queste persone. Esattamente come avviene nelle relazioni di coppia, in cui adatti alcuni tuoi stili di vita, preferenze e meccanismi alla persona che hai di fronte con cui vuoi produrre qualcosa. Quindi ci sono dei meccanismi di cooperazione reciproca in ogni rapporto lavorativo che sono importanti. Cosa vuol dire questo? Cosa vuol dire noi modelliamo questa cosa come un investimento reciproco, come un investimento specifico nell'impresa da un lato e nel lavoratore dall'altro. Che vuol dire che quando la relazione dura nel tempo, possono succedere due cose, o è una buona relazione, un buon match, quindi i due evolvono e si adattano bene e quindi il lavoratore acquisisce un capitale umano e degli skill molto validi per l'azienda, che costerebbe molto all'azienda rimpiazzare, oppure si rivela brutto e quindi c'è cioè un match che non funziona, le caratteristiche dei due non sono adatte, non si compenetrano e quindi bisogna scioglierlo. In questo processo vale anche il reciproco, l'azienda un po' si adatta al lavoratore o ai tipi di lavoratori che ha, crea produzioni, regole interne di funzionamento adatte a queste persone, oppure no, di nuovo la cosa non funziona e quindi bisogna rompere. Questo implica che quando si viene a cercare di capire quali possono essere i criteri attraverso cui gestire la dissoluzione del rapporto lavorativo, è più facile capire le questioni rilevanti su cui intervenire e che cosa sia appropriato, cosa non sia appropriato, se si ha in mente un meccanismo simile alla creazione e dissoluzione di una coppia, che non meccanismi del tipo oggi mi compro la mela, domani non voglio la mela perché è cresciuto il prezzo, mi compro l'arancia. Questo secondo tipo di descrizione del rapporto impresa-lavoratore è debole, non cattura,
gli aspetti rilevanti di quei mercati e si adatta, io direi, solo ad alcuni mercati del lavoro dove c'è appunto di nuovo si commercia, si assume, lavoro molto omogeneo e sempre meno frequente, lavoro poco qualificato, lavoro poco pagato. Se vogliamo capire il grosso della forza lavoro, bisogna pensare invece al primo tipo. Questo magari ci ritorno nell'ultima parte perché ha a che fare con le discussioni correnti su articolo 18, regole di licenziamento, compensazione, eccetera. Torniamo un po' a monte, quindi chiarito che noi guardiamo al mercato del lavoro attraverso questi meccanismi di search, vediamo un attimo come cerchiamo come questi modelli ci permettono di intendere quello che succede. Beh, da un lato ci suggeriscono quindi, assieme agli argomenti che ho sviluppato prima, che la domanda di lavoro da parte dell'impresa oscillerà nel tempo ed è abbastanza impossibile che sia stabile, per la semplice ragione che i fattori di produttività che dicevo prima e il cambiamento tecnologico cambiano il tipo di lavoro che l'impresa cerca nel tempo e ne cambiano la quantità. Quindi, traslando, diciamo, la ricerca economica alle discussioni di politica economica, discussioni politiche, o pensiamo o invochiamo un'economia nelle quali le imprese non cambiano mai, sono statiche, producono sempre le stesse cose, non fanno miglioramenti tecnologici, rimangono in piedi e continuano a produrre anche quando i loro prodotti non vengono più venduti e quando i consumatori non li vogliono più, oppure dovremmo accettare che da parte dell'impresa la domanda di lavoro non possa non essere oscillante nel tempo, in parte per ragioni dovute all'impresa, magari le imprese sbagliano, non è che tutti i manager sono bravi, non è che tutti i capi impresa sono bravi, alcuni sono anche imbranati e fanno degli errori, fanno dei casini, ma soprattutto perché dall'ambiente esterno all'impresa, per quanto buona sia l'impresa, arrivano shock, arrivano variazioni nel tipo di cose che la gente vuole e soprattutto arrivano variazioni nella maniera appropriata di produrre, ci sono cambiamenti tecnologici. Quindi bisogna sempre pensare che la domanda di lavoro non è statica, non è fissa, si evolve nel tempo e va anche su e giù. E che quindi bisogna prepararsi a gestire situazioni in cui la domanda di lavoro cala e certe relazioni vanno cambiate. Questo vale in realtà anche dal lato dell'offerta, nel senso che anche se in maniera forse più lenta, perché le dinamiche lì sono più lente, ci sono sia cambiamenti demografici nell'età, sia cambiamenti demografici nel sesso, arrivano più donne e meno uomini sul mercato lavoro. Cambiamenti educazionali, quindi nel livello di educazione e nelle aspettative della gente che arriva. E poi spostamenti da un lato all'altro del paese o anche all'esterno che cambiano il tipo di offerta del lavoro a disposizione. Quindi la prima implicazione di questo è che occorre costruire meccanismi che permettono alle due parti di gestire queste dinamiche di domanda e offerta di matching in maniera efficiente. Quindi i meccanismi assicurativi in particolare diventano cruciali. Dal punto di vista dell'impresa, non c'è niente di male, anzi, scusate, dal punto di vista dell'impresa, non c'è nessuna ragione di per sé di voler dissolvere un match che sia andato bene. Se il match va bene, l'impresa lo vuole continuare. Ma se l'impresa si trova di fronte a cambiamenti nella domanda, cambiamenti tecnologici che rendono quel match, per quanto sia stato funzionante per lungo tempo bene, non più utile perché è dominato da altri, l'impresa dovrebbe porsi il problema di cambiarlo. Quindi qui ci creano problemi di flessibilità interna. È ovvio che se i rapporti contrattuali permettono di adattare la funzione del lavoratore ai cambiamenti esterni, il match può continuare. Se i rapporti contrattuali non lo permettono, il rapporto una delle due parti lo vuole sciogliere. A quel punto, però, questo arriva come un shock al lavoratore, quindi è ragionevole cominciare a porsi problemi di assicurazione. Il lavoratore, come lo assicuro di fronte a questi eventi esterni contro cui non può fare niente, che arrivano all'improvviso, pensava di avere un lavoro che durava per un certo numero di anni, e invece, viene dissolto perché un cambiamento tecnologico, un cambiamento nelle condizioni di mercato crea un problema. Quindi meccanismi assicurativi per proteggere le due parti da questo punto di vista sono rilevanti. Notate che dal punto di vista della teoria economica, anche se questo si discute poco in realtà, i rischi sono da entrambe le parti. Perché, per esempio, in molte imprese avanzate, in molte imprese alta tecnologia, in molte imprese che fanno molta innovazione, questo che ho appena descritto implica anche un rischio per le imprese.
che infatti in diversi paesi vengono gestiti in maniera diversa. Pensiamo al caso tipico in cui si fa molta ricerca, l'impresa investe molto in ricerca e le persone di cui stiamo parlando sono fra i ricercatori di queste imprese, quindi acquisiscono conoscenze, fanno delle scoperte, sviluppano delle innovazioni. Bene, questi hanno un incentivo, potrebbero avere un incentivo a un certo punto, di andarsene dall'impresa, di abbandonare quel match, perché la conoscenza rilevante è nella loro testa, è sotto il loro controllo, di andare a lavorare per un concorrente a cui vendere queste idee o di mettersi in proprio. Questo tipo di rischi adesso non ci voglio entrare, però è ovvio che un mercato del lavoro di personale altamente qualificato, che funzioni in modo adeguato, deve cercare di regolare questo tipo di problemi che noi mettiamo sotto la classificazione generale di hold up problem. Perché? Perché nella misura in cui non li regoli e lasci un po' aperte queste possibilità, chiamiamolo, di approfittarsene, il risultato sarà un comportamento sia da parte dei lavoratori sia da parte dell'impresa meno efficiente. Perché? Perché io, se sono impresa, sono consapevole di questo rischio, delle due l'una, o riesco a assicurarmi da questo rischio contrattualmente, per esempio impedendo al lavoratore di andarsene, o facendogli pagare una penale se se ne va, o firmando contratti che sono frequenti di non compete, nel senso che te ne puoi andare dall'impresa quando vuoi, però per n mesi o anni non puoi lavorare con un'altra impresa che sia mia concorrente. Oppure, come si faceva una volta, se ci pensate, attraverso i meccanismi di apprendistato dei grandi maestri, altro non erano che quello. Tu vieni a lavorare da me, io sono bravo, sono un grande fabbro, sono un pittore, sono uno scultore, sono un artigiano del legno, della pelle molto noto. In realtà quello che stai facendo è acquisendo delle conoscenze, delle capacità che altrimenti non avresti e che poi utilizzerai mettendoti in proprio. Quindi non è ovvio che tu lavori per me o che io lavoro per te. Quindi questa cosa la risolviamo attraverso il fatto che io all'inizio ti pago pochissimo, molte volte nei tempi andati, credo anche adesso in realtà, se ci pensate, quando si va a lavorare con artigiani o artisti molto famosi come apprendista, si finisce per non guadagnare niente. Questo dello stage gratuito va guardato anche da questo punto di vista. Molte volte la giustificazione viene dal fatto, anche parzialmente comprensibile, che l'apprendista in questione sta acquisendo degli skill. È un fatto obiettivo, dopodiché possiamo anche trovarlo sgradevole, ma è un fatto obiettivo, si acquisiscono gli skill. Quindi lì c'è bisogno di una legislazione che permetta questo tipo di contrattualità. Viceversa, ripeto, c'è dall'altro lato, il lavoratore fa un investimento specifico nell'azienda, quindi si lega all'azienda, si adatta all'azienda, rinuncia a altre opportunità, un po' come uno dei due consorti che dice: io ho rinunciato al mio lavoro, alla mia carriera, alcune cose perché tu dovevi fare la tua, abbiamo deciso di appoggiare la tua. Adesso mi molli, mi devi restituire una parte di quello a cui ho rinunciato. E questo vale anche nel rapporto tra impresa e lavoratore. Ragione per cui anche il lavoratore, nel momento in cui, di fronte a un cambio tecnologico di domanda, l'impresa dicesse arrivederci, è legittimo che questo richieda una compensazione se c'è ragione per chiedere una compensazione. Quindi tutto questo aspetto, che è molto complesso, va regolato, occorre giurisprudenza, occorre adattare la legislazione del lavoro alla gestione flessibile di questo tipo di situazioni, che, ripeto, non sono molto dissimili da quelle che ci incontriamo in situazioni in cui coppie che sono state assieme per un certo periodo di tempo hanno fatto investimenti reciproci, una delle due parti decide di divorziare. Notate che se la separazione è consensuale, e cioè, e anche lì bisogna permetterlo attraverso la legislazione, se le due parti privatamente si mettono d'accordo e dicono: vabbè, d'accordo, guarda, io me ne vado, tu mi dai tot, io ti do tot, siamo contenti tutti e due, me ne vado fra un mese, facciamo questo accordo, fine. Quindi da un lato bisogna favorire e permettere la separazione consensuale con transazioni anche finanziarie fra i due. Dall'altro, quando non c'è consensualità, occorre disegnare strumenti legislativi che permettano di risolvere questi conflitti in maniera equanime ed efficiente. Veniamo quindi alla parte conclusiva. Cerchiamo di mettere assieme questi vari aspetti che abbiamo appreso su come funziona, su come meglio la teoria economica interpreta il funzionamento del mercato del lavoro. Alcune cose le ho già dette e non le ripeto, altrimenti ci dilunghiamo. Però ricordiamoci di nuovo, dal punto di vista della domanda, cioè di quello che le imprese
domandano quanto lavoro cercano, è chiaro che il livello di produttività del lavoro, la sua flessibilità, la capacità di adattarsi a cambiamenti tecnologici e di domanda, sono tutti elementi essenziali. Ma è un elemento anche essenziale l'eliminazione, diciamo così, di costi spuri. Qui non è che tutti i costi siano spuri, per esempio, i costi, alcuni dei costi che hanno a che fare con la legislazione ragionevole sulla sicurezza sui posti di lavoro, ovviamente sono costi legittimi perché c'è un danno che altrimenti verrebbe provocato, che la società dovrebbe sopportare. Però una serie di costi burocratici, amministrativi, di complessità nella gestione del rapporto contrattuale con il lavoro, sono costi spuri che rendono meno attraente per un'impresa venire a investire e assumere lavoratori in un certo paese, preferisce farlo in altri paesi. E qui non si tratta di dire ma quello è dumping di schiavismo, non si tratta di confrontare le condizioni lavorative in Pakistan con quelle nel Veneto. Si tratta di confrontare le condizioni lavorative nel Veneto, quelle in Inghilterra, in Irlanda, in Svezia, in Olanda, in Germania, in Spagna. E quindi si tratta di costruire regole di relazioni industriali che siano simili a quelle dei paesi a noi concorrenti. Questo determina comunque la domanda di lavoro e la fa crescere. Dal lato dell'offerta, stavo sottolineando che meccanismi di trasferimento, meccanismi che creano rigidità nell'offerta di lavoro, anch'essi la riducono e quindi creano un mercato sommerso del lavoro, il quale in realtà nasconde sottoccupazione, riduce l'occupazione e soprattutto, proprio per questa ragione, tende a generare un rapporto di lavoro meno duraturo e meno soddisfacente. Qui per chiudere vengo al punto di fondo. Il punto di fondo da capire è che il rapporto di lavoro duraturo, il lavoro stabile, contro il lavoro precario, è una cosa che si costruisce dinamicamente. Una cosa che si costruisce, la teoria ci insegna e anche la pratica, qui c'è una totale coincidenza fra la riflessione teorica e quello che sperimentiamo nella pratica, che in situazioni in cui non c'è cambio tecnologico, non c'è cambio della domanda, in situazioni statiche, è molto facile avere il posto di lavoro garantito per sempre, che era un po' l'illusione che si era venuta creando negli anni 50 e 60, la grande esplosione dell'industria dei beni di consumo durevole, che sono cresciuti in maniera sistematica, la cui domanda è cresciuta in maniera sistematica, a tecnologia relativamente costante per circa 20-30 anni dopo la Seconda Guerra Mondiale, ha creato l'illusione che questo potesse durare per sempre, cioè che il posto di lavoro fosse una cosa simile al grano, lo compri sempre, mangi sempre il grano, sempre uguale, non cambia mai, e quindi il posto di lavoro è stabile. Tu puoi lavorare per 30-40 anni nello stesso settore, nella stessa azienda, facendo la stessa cosa perché c'è poco cambiamento. Le macchine si fanno sempre più o meno la stessa cosa, il petrolio si raffina più o meno nella stessa maniera, la fusione dell'acciaio si fa più o meno nella stessa maniera. Ecco, questo è stato in realtà un'eccezione nella storia dell'industria, del cambiamento tecnologico, dell'economia mondiale. La realtà lo era già a quel tempo, ma si vedeva meno, lo è adesso in maniera trasparente, è una in cui il rapporto di lavoro è come un matrimonio, un rapporto di coppia che si evolve nel tempo in un ambiente molto dinamico. E quindi occorre creare meccanismi che permettano l'investimento reciproco di lavoratore e impresa in se stessi. Cioè il rapporto diventa stabile, esci dal precariato. Da un lato, quando tu diventi utile all'impresa, l'impresa diventa attraente per te. Quindi, quando l'impresa, per esempio, ti paga quello che vali e non di meno perché una parte finisce in tasse e contributi, e l'impresa ha l'incentivo di pagarti quello che vali perché investendo in te ha l'incentivo a una situazione che sa che le permette di creare un lavoratore che produrrà nel futuro, che crescerà dentro l'azienda, eccetera, eccetera. Queste sono chiaramente condizioni che in molte aziende italiane, in molti ambienti italiani, sono venute a mancare. E questo spiega, io credo, parecchio di quello che sta succedendo. D'altra parte, è anche vero che c'è sempre, proprio per quello che ho detto, questo ragionamento sugli shock, cioè c'è sempre un elemento di precarietà nel mercato del lavoro, specialmente nel mercato. C'è sempre stato, anche nel passato, semplicemente non lo vedevamo. Se volete, si può anche andare a discutere in una situazione di question time, perché c'è sempre stato e si vedeva meno. Comunque la precarietà parziale del posto di lavoro, nel senso che gli shock esterni possono rendere un rapporto contrattuale non più efficiente. Allora, dicevo di nuovo, una situazione come quella in cui ci troviamo di fronte, occorre garantire anche
un meccanismo di protezione dallo shock inevitabile, dal fatto che l'impresa deve cambiare il tipo di produzione, deve cambiare il tipo di prodotto, deve muovere la fabbrica dal posto A al posto B e il lavoratore non è in grado di andare dal posto A al posto B o non è in grado di adattarsi al nuovo prodotto, al nuovo meccanismo con cui si lavora. E quindi si tratta di rescindere il rapporto di lavoro. In questo senso, la teoria suggerisce che da un lato deve esserci un'assicurazione pubblica, pagata comunemente, perché? Perché quello che si perde nel momento in cui si dissolve il contratto ha un aspetto di bene pubblico. Cioè il lavoratore che diventa disoccupato, nella misura in cui produceva prima un surplus sociale, il match fra il lavoratore e l'impresa, va compensato, quindi va mantenuto, gli va offerta un'assicurazione. L'assicurazione però deve essere studiata in maniera tale da offrirgli un incentivo nel tempo per cercare un altro posto di lavoro e cercarlo il più presto possibile. Quindi tutta la letteratura sulla search proprio ci aiuta a capire quello, che non, i sussidi di disoccupazione che durano per sempre, che sono troppo alti, che sono incondizionali, cioè che si danno comunque, a seconda indipendentemente dal fatto che la persona in questione abbia o non abbia cercato il posto di lavoro, abbia o non abbia rifiutato posti di lavoro adeguati, quelli non sono i sussidi di disoccupazione giusti, occorre disegnare dei sussidi di disoccupazione che invece creano gli incentivi per la ricerca del posto di lavoro. Ma d'altra parte occorre anche creare delle compensazioni nel momento in cui avviene il divorzio che siano tali da dare incentivi all'impresa a trattare il rapporto di lavoro come un rapporto appunto di collaborazione reciproca e non analogo al oggi voglio la mela, domani voglio l'arancia. Perché? Perché ci sono dei guadagni sia sociali che privati nel sviluppare questo rapporto in maniera cooperativa facendo crescere sia il lavoratore che l'impresa. Quindi il ragionamento che molti fanno di suggerire che una parte della compensazione che va data al lavoratore quando la trattativa privata non raggiunge l'accordo e quindi il lavoratore viene licenziato senza il suo consenso, che una parte della compensazione che in quel caso deve ricevere, che dipenderà dalle circostanze, da quanti anni ha lavorato, dalla natura della dissoluzione, della ragione per cui la dissoluzione del rapporto di lavoro avviene, una parte di quella compensazione deve venire dall'impresa. Ora si tratta di decidere se è il 20% o il 30%, si tratta di decidere quanto in proporzione al salario annuale va dato, però nella misura in cui la dissoluzione del rapporto di lavoro, ha un costo sociale che l'impresa non percepisce direttamente, cioè un'esternalità, è giusto che parte di questa esternalità, non giusto nel senso morale, proprio giusto anche nel senso, è giusto magari anche nel senso morale, ma lì dipende da che morale hai, mentre è giusto dal punto di vista dell'efficienza economica che l'impresa assorba questo costo, perché questo le permetterà di fare un calcolo adeguato, dicendo sì, ok, mi conviene comunque dissolvere questo rapporto di lavoro, perché anche se aspetto 6 mesi, anche se faccio lo sforzo di adattarlo, non mi conviene. Allora in quel caso, ok, pago la buona uscita, la compensazione e sciogliamo il rapporto di lavoro. Quindi questi direi sono gli insegnamenti fondamentali che ci vengono dalla letteratura sul mercato del lavoro, alcuni dei riferimenti ovvi, delle implicazioni ovvie per il dibattito di politica economica italiano, credo di averli dati, sono palesi, altri li potete trarre da voi, ma direi che focalizzarsi sui meccanismi, sui due meccanismi, riassumendo, che ho sottolineato in questa breve lezione. Uno, che la compravendita del lavoro non è uguale alla compravendita di patate, perché si vendono beni eterogenei, estremamente particolari, quindi è molto più simile a meccanismi di matching di coppia, che quindi va considerato da quel punto di vista come un processo dinamico di ricerca reciproca, punto numero uno. E punto numero due, che guardare semplicemente al salario di per sé, al salario netto da un lato, al salario lordo dall'altro, come i due prezzi che l'impresa, il lavoratore e l'impresa considerano, è limitato. In realtà i costi per l'impresa di entrare e i benefici di entrare in un rapporto occupazionale vanno al di là del puro costo del lavoro, e i costi e i benefici per il lavoratore di entrare in un rapporto occupazionale vanno al di là del puro salario lordo, e quindi l'utilizzo di modelli semplificati domanda-offerta non è raccomandabile. Direi che modelli basati sulla teoria della ricerca di lavoro sono più adeguati.